Coltivare insieme, la trasmissione della cooperativa agricola di Legnaia dedicata agli appassionati di agricoltura, giardinaggio, ambiente, vita all'aria aperta e anche di corretta alimentazione. Siamo oggi a Lastrassigna, in un'azienda orticola e frutticola vicino al paese lastrigiano a Firenze, in provincia di Firenze, dal socio della cooperativa agricola di Legnaia Renzo Sardelli. Ricordiamo che in queste trasmissioni noi vogliamo far vedere lo stato dell'arte delle varie culture agricole, come sono in un determinato periodo e come sono le coltivazioni dei peschi qui a Firenze sulla riva dell'Arno intorno alla prima decade di aprile, in una stagione climatica come quella della primavera 2011. Ecco, lo possiamo vedere. Siamo nella fase di post fioritura. Sono già fioriti, hanno già avuto la fase di piena fioritura, le api e gli insetti pronubi hanno già fatto molto del loro lavoro e siamo quindi nella sfioritura, nella fase che precede quella che si chiama allegagione, che poi darà origine ai vari frutticini, alle varie peschine che poi cresceranno via via fino ad arrivare alla fase di maturazione, che ovviamente dipende dalle varie varietà coltivate. E qui, come ci dirà poi l'agricoltore e anche il tecnico della cooperativa agricola di Legnaia, il dottor Alberto Lanzi, vengono coltivate tante varietà proprio per avere una produzione che inizia dalla fine di maggio, primi di giugno, per poi arrivare fino alla fine di settembre. E quindi andiamo a cercare l'agronomo della cooperativa di Legnaia e Renzo Sardelli per farci spiegare da loro quali siano queste varietà. Ecco, abbiamo trovato Renzo Sardelli e Alberto Lanzi, l'agronomo della cooperativa di Legnaia. Abbiamo detto che siamo nell'azienda di Renzo Sardelli, che è socio della cooperativa agricola di Legnaia, che qui a Signa, sulle rive dell'Arno, in provincia di Firenze, coltiva ortofrutta. E ricordiamo appunto che parte della propria produzione è commercializzata anche dalla cooperativa agricola di Legnaia. Renzo è uno dei soci della cooperativa che, come tutti i soci ortofrutticoltori, è seguito dall'agronomo Alberto Lanzi, che segue proprio questa tipologia di soci, mentre gli altri soci, i soci che producono ad esempio vino o che producono cereali, sono seguiti da un altro tecnico che nelle trasmissioni successive vedremo. Allora approfittiamo della presenza qui di Renzo, del proprietario dell'azienda che coltiva questi appezzamenti insieme alla famiglia, per chiedergli, ecco, quanta superficie coltiva qui sulla riva dell'Arno. A ortaggio un 20.000 metri, più c'è questo frutteto, saranno 400 metri quadri. Ecco, quindi abbiamo, diciamo, capito che vengono coltivati circa 2,5 ettari di superficie, buona parte di questa è a ortaggio, l'altra parte è a frutteto come questo pescheto. Però approfittiamo della presenza del tecnico della cooperativa di Legnaia, il dottor Alberto Lanzi, perché abbiamo detto che le pesche iniziano ad essere in produzione dalla metà di giugno, quindi nelle nostre zone, fino alla fine di settembre. E allora chiediamo che tipo di varietà vengono coltivate in questa azienda, l'azienda di Renzo Sardelli. Sì, per avere una produzione costante dall'inizio sino alla fine troviamo una moltitudine di varietà. Fra queste ricordo l'Iris Rosso, la Michelini, la Springcrest, che mi coprono tutto il periodo di raccolta. Ecco, ha ricordato Alberto alcune varietà a polpa bianca, la Maria Bianca, ma anche l'Iris Rosso, ma anche alcune varietà alla Springcrest a polpa gialla. Quindi ricordiamo ai nostri telespettatori come sui mercati ci sia la possibilità di poter assaggiare e gustare pesche che abbiano la polpa di colori diverso, quindi giallo e bianco. Ricordiamo anche come le pesche siano anche nettarine, le cosiddette pesche noci, che non hanno la pruina che ad alcuni consumatori può diciamo dare, provocare qualche fastidio. A proposito della pesca tardiva, voglio domandare al dottor Lanzi
come viene tenuto in questa azienda sotto controllo l'insetto più pericoloso per questo tipo di coltura, che è la mosca e la frutta, la ceratitis capitata, un dittero che può provocare, se non ben controllato, la perdita completa del prodotto. Sì, anche questa azienda, come le altre, segue i dettami della lotta integrata e per il contenimento di questo dittero si installano delle trappole di cattura e monitoraggio, per la precisione monitoraggio e cattura, onde evitare e ridurre al minimo l'intervento con prodotti di origine di sintesi. Ecco, quindi la lotta integrata prevede il monitoraggio e poi l'intervento con farmaci a bassissimo impatto ambientale, ma anche particolarmente efficaci. Le trappole di monitoraggio sono, fra virgolette, caricate da un feromone sessuale che mima l'attrattivo sessuale femminile e cattura i maschi della specie. Vedremo nelle trasmissioni successive come siano queste trappole e come siano queste fialette di feromone che sono specifiche per ogni specie di insetti che vogliamo andare a monitorare. Ma un altro è l'insetto che diciamo all'inizio dello stadio vegetativo può causare dei problemi anche alle pesche precoci, soprattutto agli apici vegetativi, che è invece in questo caso un lepidottero e l'acidia molesta, e anche questo viene monitorato tramite le trappole di monitoraggio e poi si interviene con dei farmaci, con degli insetticidi a bassissimo impatto ambientale. Allora chiediamo invece a Renzo se tutte queste pesche che si vedono in questo momento allegate sui vari rametti, ecco, poi si mantengono oppure dovranno essere eliminate? Ma se la stagione va avanti così dovrebbero essere eliminate dai 40 ai 50%. Ecco, ci ha dato un'indicazione importantissima. Una tecnica particolare della frutticoltura è il diradamento, quindi il togliere il frutto in eccesso, e ci ha detto Renzo addirittura un 40-50% di prodotti allegati, quindi che sono già peschine, dovranno poi essere diradati. Come, Renzo? In che maniera? Manualmente. Quindi manualmente, ecco, i nostri telespettatori possono già capire come produrre anche pesche sia particolarmente oneroso, perché si tratta di andare a mano e quindi manualmente a togliere il frutto che è in eccesso. E quindi capiamo come questo tipo di produzione davvero sia una produzione poi, come dire, che ha dei costi di produzione abbastanza elevati, soprattutto se noi vogliamo fare dei prodotti di qualità come quelli che in questa azienda, grazie anche ai consigli degli agronomi della cooperativa di Legnaia, vengono fatti. E quindi da questo appezzamento di peschi in fase di allegagione, quindi di post fioritura, noi salutiamo i nostri telespettatori e diamo loro appuntamento alla prossima trasmissione, sempre in compagnia della cooperativa di Legnaia e dei propri associati.